Applauso spontaneo e magari ci saranno tante persone, tutto esaurito allo stadio del Noto di Riccione, che saranno venute anche apposta sulla scia della notizia del record italiano di Sara Curtis per vedere quella che è una delle due finali più importanti di questa quarta e penultima giornata. Dall'alto al basso Biagiotti, Ambler, Tarantino, Curtis, Cocconcelli, Stevanato, Menicucci, La Quintana, c'erano tante che potevano ambire al titolo, la stessa Chiara Tarantino poteva pensare di provarci, la stessa Costanza Cocconcelli. Poi questo break a 24:56, record italiano di Sara Curtis, ha fatto saltare completamente il banco, ha fatto saltare anche tutto il gioco dei pronostici. Carrellata che accompagna la presentazione che anche lo speaker della manifestazione fa a beneficio del pubblico, che si sta assiepando sempre di più e si sta sporgendo, sta allungando il collo per vedere quello che succede. Costanza Cocconcelli alla ricerca della concentrazione migliore possibile, lei che qui è già stata protagonista, andando a vincere un 100 delfino con un tempo interessantissimo. Ed eccola qua, Sara Curtis, la protagonista di giornata, sarà in corsia numero 4, cercherà di dare seguito al record italiano 24:56 che la porta anche in gara individuale alle Olimpiadi di Parigi. Pronte per salire sul blocchetto di partenza, è il momento in cui la tensione sale sempre di più. Via Sara Curtis in corsia numero 4, Costanza Cocconcelli in corsia numero 5, subacquea profonda, abbondante per Sara Curtis che si mette immediatamente al comando. Siamo a metà gara e Sara Curtis cerca di allungare, tiene bene il passo nella prima parte di vasca Chiara Tarantino, vediamo nella seconda se riesce a fare altrettanto Agata Ambler, che ci prova. Sara Curtis però è davanti, distacco che diventa sempre più grande, il tempo che si ferma a 24:63, la conferma della prestazione del mattino dalla quale va distante soltanto uno spicciolo in termini di centesimi. Curtis, campionessa d'Italia, poi Chiara Tarantino e Costanza Cocconcelli. Quindi non sono solo io a contraddire me stesso, ma è anche la Curtis che lo fa in una gara comunque ben nuotata.